Le passerelle della moda invadono il centro di Cosenza. L'iniziativa dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Chiuto, a sostegno delle attività commerciali per il periodo dei saldi invernali, che si svolge dal 13 al 29 gennaio e prevede diverse attività. I commercianti hanno accolto l'invito da parte dell'amministrazione comunale, non solo hanno garantito l'apertura domenicale, si sono in realtà messi all'opera per creare delle vetrine animate, per creare degli spettacoli, per creare a loro volta all'interno dei loro negozi delle manifestazioni. La passerella di Corso Malzini, seguita da tantissimi cosentini, ha visto sfilare i modelli dell'agenzia SIM e i bimbi che hanno indossato le ultime proposte degli esercenti locali. Sul corso anche diverse simpatiche iniziative organizzate dai negozianti. Una isola pedonale che si è animata di tante cose belle, di tanti eventi, di tante manifestazioni, di tante iniziative che continueranno ancora fino a fine gennaio. E poi non solo, l'amministrazione sta già pensando a una serie di altri eventi per San Valentino, poi per la festa della Madonna del Pilerio e ancora San Giuseppe, l'arrivo della primavera. Un'amministrazione comunale che ha interesse che la città sia una città viva, che Cosenza torni ad essere Cosenza. Una Cosenza capoluogo della cultura, capoluogo del commercio, una Cosenza viva e ricca che possa diventare il centro, un luogo attrattivo per tutta la provincia ma anche per tutta la regione.